Dalla seconda metà del Novecento fino al contemporaneo partiremo con degli storicizzati, con la pop art italiana, nomi molto importanti, poi passeremo al contemporaneo con installazioni, performance, mostre e collettive. Dunque avremo oltre 800 metri quadrati di esposizione e avremo veramente tante cose splendide da vedere. 87 anni, mi auguro di vivere ancora 2-3 mesi così riesco. Beh, io non cioè sapevo che c'era stata una prima edizione, però non avrei mai immaginato che Marilena Visconti e Rita Camporese si prendessero tanta cura e tanto, diciamo, piacere per invitarmi, ecco. Forse perché sono diverso, perché io ancora sono di quelli che, come diceva Picasso, la pittura si fa coi pennelli e coi colori. Sono contro tutto quel genere di arte che sembra e non è. Ecco, la pittura è difficile, non è per tutti. Dopo la fine della Cortona Antiquaria parte il Cortona in Arte, questa esposizione che durerà fino al 2 ottobre. E la stagione non sarà ancora terminata perché ci saranno nuovi eventi sia nel mese di ottobre e fino a dicembre. E siamo ben lieti di presentare la seconda edizione di Cortona in Arte, ma soprattutto con un parterre così nutrito di artisti, oltre 40, e quindi Cortona si veste ancora dell'arte contemporanea. È un canale culturale che abbiamo sviluppato nell'ultimo anno e certamente stiamo riscuotendo anche un ottimo gradimento da parte dei visitatori, dei turisti, e intendiamo appunto continuare su questo filone.